Direttore generale in Regione Molise, il consigliere di opposizione Gravina contesta la scelta a rischio e fondi del governo. Il 9 gennaio la decisione della giunta regionale attraverso delibera di prevedere la figura di un direttore generale. Per il consigliere Gravina è necessario un immediato dietrofront. Ci risiamo, come sempre, che cosa fa la politica regionale? Non è cambiato nulla, aumentano i costi. Per tutti noi c'è con una delibera la scelta di nominare un nuovo direttore generale. Peccato che il presidente Roberti aveva sempre attaccato le figure dei super dirigenti, mentre oggi si prevede la figura di un nuovo direttore generale, quindi con un ulteriore costo per l'amministrazione regionale, ma soprattutto bisognerà anche spiegare come questo riuscirà a contenere i costi secondo quello che era stato invece il provvedimento governativo che aveva, come sappiamo tutti, dato ulteriori risorse a Molise, a patto che una serie di provvedimenti di riduzione dei costi, di riorganizzazione degli uffici, di snellimento delle strutture e di riduzione dei dirigenti fosse appunto la precondizione. Pronti ad interpellare Palazzo Chigi e Corte dei Conti. Se il governo regionale non tornerà sui suoi passi, verrà interessato il governo, verrà interessata la Corte dei Conti, perché a breve l'accordo che verrà firmato e siglato con il governo potrebbe saltare proprio a causa di un qualcosa che va contro quello che era stato previsto.